attività storiche, Tino. Attività storiche sono in Puglia 488 da quando nel luglio dell'anno scorso è stato avviato il bando regionale, oggi se ne premiano 39, quelle che hanno superato i 70 anni di attività, un traguardo importantissimo e difficilissimo da raggiungere. Sentiremo le loro storie e sentiremo cosa si intende fare per valorizzare queste attività. Guardare al futuro difendendo la tradizione, un riconoscimento al loro lavoro, allo sforzo incredibile di mantenere una storia, di provare a valorizzarla, mantenerla nel tempo. E questa legge che abbiamo introdotto in Consiglio regionale pone l'accento sulle attività, sulle botteghe storiche, sui locali, sui negozi, su tutto ciò che è storia e tradizione della nostra regione, che non è fatta solo dai classici stereotipi, ma è fatta dal lavoro e dal sudore di tantissime persone. E faremo un tour in tutta la regione, premiando anche quelle dei 30 anni, dei 50 anni. Il bando è sempre aperto, quindi l'incentivo a tutte le attività a entrare in questo circuito, riconoscerli e così entrare in una valorizzazione che faremo anche una connotazione e collaborazione col settore turismo. Ereditata l'impresa di famiglia dal papà. Sì. Lei adesso è l'anima di questa impresa che sta man mano trasmettendo anche ai suoi figli. Sì, ai ragazzi che naturalmente hanno un profilo diverso da quello che aveva mio padre e che ho anch'io, nel senso che papà ha cominciato come ditta individuale e quindi ci ha messo l'anima, ci ha messo tutto se stesso, io pure mi sto dedicando. In tempi in cui bastava l'anima, bastava tutto se stesso, già con lei le cose sono cambiate. Si facevano gli affari stringendo la mano, io ho visto la stretta di mano. La stretta di mano era, valeva più di qualsiasi contratto, lo diciamo. Non solo, ma la richiesta di una firma sarebbe stata quasi un'offesa. Ecco. Quasi un'offesa. Tuttora con i fornitori più affezionati basta la parola, neanche la stretta di mano, e questo è uno dei valori che nell'equilibrio fra tradizione e innovazione è uno dei valori che andrebbe recuperato, salvaguardato, anche valorizzato. Con i tanti truffaldini che ci sono, mi consenta. Ma sa cosa le dico? Che è meglio un piccolo rischio che non la perdita di un valore essenziale. Qual è l'innovazione che i suoi figli hanno apportato all'attività di famiglia? La tecnologia, perché una volta gli occhiali, io sono un ottico, e quindi gli occhiali come si facevano? Si facevano tagliando le lenti con le mani, emolandole, allora esisteva solo il vetro, emolandole con una fatica rilevante. E quindi oggi invece ci sono delle macchine che risolvono tutto. E ti consentono di farlo nel più breve tempo possibile. E questa è una cosa. Poi l'altra cosa è la ricerca dei prodotti, delle lenti, dei prodotti più innovativi, più con maggiori prestazioni. Però un occhiale oggi si può comprare tranquillamente su internet. Momento, compri lo scheletro, compri le lenti, ma la progettazione, l'ideazione dell'occhiale, l'assegnazione di quei prodotti a quella persona. Il consiglio, la... diventare consapevoli di qual è veramente il problema da risolvere. Perché molte volte il cliente viene chiedendo qualcosa, ma non accorgendosi che in realtà ha bisogno di qualcos'altro. Sono la quarta generazione. La nostra attività è stata fondata nel 1907, quindi siamo oltre che attività storica, patrimonio di Puglia, anche attività secolare d'Italia. L'attività è nata come negozio di vendita di cappelli di pregio, oggi invece vendiamo anche pelletteria, i cappelli sono sempre rimasti nell'attività, vendiamo anche la pelletteria e l'accessorio modo, uomo-donna. Com'è cambiata la vendita e il rapporto con il cliente in un'epoca in cui ognuno può avere tutto in qualsiasi momento? Ora consegnano persino nei giorni festivi, io ho visto consegnare anche a Natale. No, noi non consegniamo nei giorni festivi riposiamo, però è cambiato, ci siamo adattati comunque alle tempistiche, ci siamo adattati al mercato, abbiamo il nostro sito online, vendiamo oltre che il negozio, diamo assistenza anche tramite tutti i vari canali social, è cambiato il commercio rispetto a prima, c'era solo il porta a porta. Fate le storie su Instagram, TikTok, TikTok non ancora, però arriveranno forse. Non
sarò io a farli, magari li farà qualcun altro. La generazione successiva, chissà quale altro social network nascerà nel frattempo. Infatti. Colossi, perché al di là della dimensione di impresa, noi facciamo oggi una misurazione della dimensione del coraggio, che è una caratteristica peraltro degli imprenditori pugliesi. Deve essere proprio insita in loro. In qualche caso dico sempre, gli imprenditori pugliesi fanno impresa nonostante, cioè il loro avverbio di accompagnamento è questo, perché scontiamo ovviamente una differenza in termini infrastrutturali, di infrastrutture materiali e immateriali rispetto ad altre zone d'Italia e ad altre zone d'Europa, e nonostante questo loro sono qui a raccontarci come si è resilienti rispetto alla realtà che ci circonda. Qualcuno di loro però, dottoressa, ci diceva di apprezzare notevolmente questo cambio di rotta da parte della Regione Puglia, anche perché senza una considerazione, non solo a parole ma anche nei fatti, delle istituzioni difficilmente si può reggere a certe sfide. Io penso da sempre che la collaborazione fra il privato e il pubblico sia l'unica cifra attraverso la quale il territorio nella sua ampia definizione può crescere, e sono contenta che le attività che premiamo oggi abbiano riconosciuto il nostro impegno per loro, non solo da un punto di vista formale. Oggi ricevono un premio, ma il premio è un simbolo dell'attenzione che è anche di tipo sostanziale, perché per esempio nei nostri bandi, quelli classici molto noti, contratti di programma PIA, mini PIA un po' più innovativi e via dicendo, ci sono delle premialità specifiche per le attività storiche, ma questo perché non è soltanto una celebrazione della loro bravura e della loro presenza sul territorio, perché spesso questi sono punti di riferimento per l'intera collettività, e riconoscere il ruolo di padri e madri fondatrici, il loro ruolo nella identificare quelle che sono le caratteristiche identitarie della nostra terra, che riportiamo in tutte le attività economiche, anche quelle di tipo industriale, tecnologico, innovativo, le caratteristiche fondamentali, la capacità di saper fare che hanno queste attività e che hanno mantenuto nel tempo, è alla base di qualunque sviluppo. Mi sono onorato di ricevere questo premio come attività storica dalla Regione. Poi chiaramente noi mettiamo... anche un senso di gratitudine, no? Ti sì. Dà quell'idea di non essere buttato lì infatti, a fare il tuo lavoro. È una tradizione di famiglia e siamo da tanti anni nel campo lavorativo. Poi noi mettiamo il nostro cuore nel nostro lavoro. La ricetta della focaccia è cambiata o è sempre quella? No, è sempre quella. Quella non cambia mai, non c'è innovazione che tenga, la focaccia è quella. È sempre quella, non può cambiare. Quanto ancora di storico rimane oltre il marchio rispetto a un mondo che sta cambiando alla velocità della luce? Beh, tanto, se si ha la lucidità di capire quanto è importante, perché poi i clienti, nel mio caso, perché io ho un hotel ristorante, ma la gente in generale sta cominciando ad apprezzare coloro che riescono a mantenere i valori della cultura, in questo caso locale, però è un valore aggiunto per qualsiasi tipo di attività, perché testimonia una consolidata esperienza nel trattare la propria materia. Può essere il ristorante, può essere una manifattura. Il cliente lo devi portare nella tua attività. Certo, il cliente lo devi portare e te lo devi saper tenere, quello è ovvio. Però questa chicca della legame alla cultura del posto è sicuramente un valore aggiunto per i clienti. Sicuramente sì, e mi fa piacere che questo venga riconosciuto in modo istituzionale anche dalla Regione in questo caso, perché sono valori che bisogna cercare di conservare, appunto. Negli ultimi anni è stato molto difficile. Fortunatamente c'è stata la possibilità di trasmettere l'esperienza, diciamo, dei miei genitori a me, e questo fa molto, insomma, significa poter essere preparati per le sfide, insomma, del futuro. Da 72 anni siamo ufficialmente oreficeria. E si lotta per rimanere in piedi? Si lotta ogni giorno, perché ovviamente il tempo va avanti, ci sono, diciamo, c'è la concorrenza dei centri commerciali, c'è la concorrenza dell'online. E come si supera? Allora, ci si deve adeguare sicuramente, perché non si può rimanere fermi, però a me è sempre piaciuto conservare la tradizione, perché secondo me ti caratterizza
e mostra ai clienti, insomma, di avere veramente una passione, un amore per il lavoro da così tanti anni. E, insomma, è bello, è molto bello secondo me. Questo è un riconoscimento che va alle nostre imprese, imprese artigiane, che riescono a mantenere una posizione importante. La storia passa attraverso le nostre botteghe e non a caso la legge regionale prevede le nostre botteghe che insediate nei centri storici servono a riqualificare anche i centri storici, perché sostanzialmente le nostre botteghe sono nei centri storici. Quindi credo che la Regione Puglia su questo ha voluto intendere e riconoscere un percorso di vita, di attività, di impresa che in questo momento ha necessità di essere ulteriormente sostenuta. Il passaggio generazionale fa parte di questo progetto, che le nostre nuove generazioni rimangono sul territorio e continuano a portare avanti quelle attività che hanno dato lustro alla città di riferimento.